che hanno voluto assistere ai lavori di questa serata, con cui continuiamo quelle conferenze, quei dialoghi che sono stati dedicati anche finora a Della Porta, al Rinascimento e a tutti quei collegamenti che sono importanti dal punto di vista del nostro centro. Io do un caloroso benvenuto ai partecipanti di questa serata, alla professoressa Luigia La Serra e al professore Alfonso Paolella, il nostro segretario. E Luigia, a sua volta, è uno dei soci fondatori del nostro centro e quindi partecipa assiduamente ai lavori di questo centro. Permettetemi di presentare in due parole Luigia, per coloro che non conoscono forse la sua carriera, legata assolutamente a Della Porta e alla fisionomica e in genere ai lavori che riguardano Giambattista Della Porta. La professoressa Luigia La Serra è laureata in lettere moderne presso l'Università degli Studi di Bari nel 1995 e dopo la frequenza di alcuni corsi di perfezionamento e master in didattica della letteratura, ha conseguito nel 2000 il titolo di dottore di ricerca in italianistica, con particolare attenzione alla letteratura meridionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi dedicata appunto a Della Porta. Ma questo, cioè questo lavoro importante, dottorato di ricerca, è stato solo l'inizio di una serie di studi sull'autore napoletano che hanno portato la dottoressa a intervenire a diversi convegni in cui si è concentrata soprattutto sugli interessi agrari e botanici del Della Porta. E infatti l'argomento di questa serata riguarda appunto un settore particolare di questi lavori. Il professor Paolella lo conosciamo da tanto tempo e a causa appunto per i suoi lavori dedicati a Della Porta, alla pubblicazione delle opere di Della Porta e soprattutto dobbiamo ringraziarlo per aver suggerito e costruito questo nostro centro. Il tema di questo programma di stasera è dedicato a Della Porta e la biodiversità. I frutti dimenticati, tra virgolette. Il termine biodiversità mi è piaciuto molto, mi piace, mi è piaciuto molto perché se ci trovassimo nei tempi di Della Porta, sicuramente il nostro autore avrebbe utilizzato molto volentieri questo termine, biodiversità, perché infatti tutta la sua attività in qualche modo è legata a questo tema, a questo argomento. E quindi le immagini che avete potuto vedere, avete potuto assolutamente vedere con meraviglia, posso dire, sull'invito, sono immagini che collegano proprio le ricerche, gli studi di Della Porta anche con l'arte, con la letteratura, ma soprattutto con le arti. Quindi avete potuto vedere appunto un'immagine presa proprio dal trattato fondamentale di Della Porta, dalla Fitognomonica, che è un poderoso trattato appunto sulle proprietà dei vegetali messe in analogia
con le varie parti del corpo umano, con le varie parti dell'universo praticamente, perché accanto alle piante, ai vegetali, ovviamente è possibile osservare proprio la signatura rerum, cioè tutti i segni possibili del creato, e quindi minerali, animali, eccetera, eccetera. E quindi accanto in questo invito avete potuto vedere, ammirare appunto una delle opere molto conosciute di Arcimboldo, che conosciamo tutti, infatti, e non ci meraviglia il fatto che la rappresentazione della natura sia assolutamente presente, quindi anche nelle raffigurazioni dell'uomo, dei vari mestieri, eccetera, eccetera, opere conosciutissime e bellissime di Arcimboldo. Quindi c'è un collegamento molto forte, appunto, fra la Fitto Ennio Monica e le arti, e questa nostra serata, infatti, in cui la professoressa Luigia La Serra e il professor Alfonso Paolella parleranno sicuramente appunto di questi rapporti. Io darei subito la parola al professor Paolella per chiedergli appunto di dare l'inizio a questo argomento veramente interessante. Grazie. Grazie Eva, ma vedo la presenza del nostro presidente, a cui do immediatamente la parola perché è giusto che ci faccia un saluto. Buonasera. Buonasera, buonasera, mi Buonasera. sentite? Sì. Sì, è un saluto veramente affettuoso, in bocca al lupo. Complimenti per questo interessantissimo argomento introdotto in maniera splendida da Eva. E sono proprio contento che iniziamo quindi la sessione diciamo autunnale delle nostre conferenze con un argomento veramente attuale, cioè la biodiversità. Cosa c'è di più attuale della biodiversità in un momento di cambiamento climatico e di aggressione alla natura che sta proprio riducendo la biodiversità in tanti territori per primo l'Amazzonia, ma non solo, dove è concentrata buona parte della biodiversità della terra. Quindi ripasso la parola ad Alfonso e ascolterò con molta piacere questa relazione. Grazie, Grazie, grazie caro Francesca. Presidente. Dunque, no, volevo dire semplicemente due piccolissime cose, cioè che la fitognomica in realtà è stata una dei punti più importanti e interessanti dell'opera della Porta, anche perché si inserisce proprio nelle opere di fisiognomica, perché aveva fatto l'umana fisiognomonia, ma poi ha fatto anche la celeste fisiognomonia, ha fatto poi anche la fisionomia della mano, la chirofisionomia. E poi ovviamente anche la fisionomia delle piante. Quindi in realtà la fisionomica per lui è un fatto centrale in cui poi c'entra infatti l'uomo, gli animali e le piante. E per cui c'è vede comunque all'interno di un sistema che è il sistema della melottesia, in cui il mondo superiore è simile al mondo inferiore, ma anche tra il mondo inferiore, tra i vari mondi, esiste appunto una somiglianza. Per cui c'è questo legame, concetto di legame che ritroviamo anche in Giordano Bruno e anche in Campanella, ecco, i vincula, no? Va bene, allora però io mi fermo qua perché sennò comincio a finire, non la finisco più, e passo immediatamente la parola alla collega La Serra. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Prima di iniziare, voglio ringraziare la professoressa
Eva Vi, professor Alfonso Polella, il nostro presidente Francesco Baggiano, e vorrei ringraziare anche il professor Tateo, che purtroppo non è riuscito ad intervenire, che è stato effettivamente il primo 25 anni fa a propormi l'idea di iniziare a lavorare su Della Porta. Quindi oggi, se io sono qui con tutti voi, lo devo al suggerimento del professor Tateo. Inizierei la chiacchierata e procedo con la condivisione dello schermo con tutti voi. Si vede? Sì, Sì, bene. Il titolo di questa nostra conversazione è Della Porta e la biodiversità, i frutti dimenticati. Come potete notare, io in questa prima slide ho voluto accostare due immagini. La prima è una fotografia con una sequenza di pere, pere diverse per dimensione, per forma, per colore. Accostata a questa immagine abbiamo una matrioska, cioè un insieme di tante piccole bambole, tutte conosciamo la matrioska, che nella simbologia russa rappresentano proprio questa idea della fertilità della donna, della fertilità della terra, dell'unione fra microcosmo e macrocosmo, fra uno e molteplice, cioè sono tante bellezze diverse che trovano un punto di incontro. E infatti il sottotitolo di questa nostra chiacchierata è Recondita armonia di bellezze diverse. Vedremo come nel nostro discorso tornerà più volte questa parola armonia, una sorta di parola chiave. Come probabilmente a molti di voi non sarà sfuggito, questo è un verso tratto dalla Tosca di Puccini. Non abbiamo il tempo, ma mi sarebbe piaciuto tanto farvela ascoltare nella versione di Pavarotti. Siamo nella scena terza dell'atto primo, il pittore Mario. Se cortesemente spegnete i microfoni, così si evita l'eco. Dicevo, il pittore Mario Cavaradossi sta tessendo un elogio in generale della bellezza e mostra come le bellezze del creato siano davvero tante, a cominciare dalla bruna tosca, per poi arrivare a una bellezza completamente diversa, quella di una fanciulla che ha avuto modo di osservare in chiesa mentre pregava, una fanciulla più eterea, una fanciulla algida. E effettivamente noi parleremo oggi di bellezze diverse, a cominciare proprio da questi frutti dimenticati. Ma veniamo a Della Porta. Della Porta, partendo dalla presentazione che del nostro autore napoletano fa Lorenzo Crasso, membro dell'Accademia degli Oziosi, che in Elogi di Uomini Letterati, edito a Venezia nel 1666, e che raccoglie le biografie di uomini di cultura particolarmente rilevanti a lui contemporanei o di poco immediatamente precedenti, dedica tre paginette che qui io ho estrapolato a Della Porta. Vedete, c'è un ritratto di Della Porta, poi Lorenzo Crasso ripercorre le tappe salienti della vita dell'autore napoletano. Non lo leggiamo chiaramente in versione integrale, vorrei però soffermarmi proprio sulla conclusione. Non so se riuscite a leggere, nella parte finale dice Lorenzo Crasso che Della Porta, giunto agli anni 70 di sua vita, chiuse gli occhi alla luce nell'anno del Signore 1615, lasciando di sé quella fama che non morirà mai presso i posteri virtuosi. Ci fermiamo un attimo. Due interrogativi, poniamoceli. Siamo stati veramente virtuosi?
Sembrerebbe proprio di no, se pensiamo che la rivalutazione del nostro Della Porta è di tempi recenti, soprattutto per addetti ai lavori, per studiosi di testi di Della Porta, di qui anche uno degli obiettivi del nostro centro, di far conoscere sempre di più il nostro Della Porta a un pubblico più vasto. E ricordate un po' il Carnea de chi era costui di Don Abbondio? Una sorte tanto diversa, non è stata al Della Porta, e non è casuale il fatto che Della Porta compaia, anche lui nei Promessi Sposi, compaia proprio fra gli autori della biblioteca di Don Ferrante, a testimonianza di un sapere pedante, tramontato. Questo entra in collisione un po' con quello che invece ci dice Crasso, perché Crasso ci dice nella prima paginetta che Della Porta aveva praticamente trapassato con le ali velocissime della mente i limiti dell'ordinario sapere, l'aggettivo ordinario, quindi dà all'operazione di Della Porta i caratteri dello straordinario, cioè compie qualcosa di straordinario che si sostanzia, come dice qui la pagina 171, proprio nel risvegliare le opinioni più pellegrine di molti antichi filosofi. Della Porta si occupa, dice Crasso, di filosofia, di matematica, di magia naturale, di fisionomia, di teatro, poi va avanti, di astrologia, e noi potremmo continuare, come è stato anche detto nell'introduzione alla stessa via dal professor Paolella, di botanica, di agronomia e tanto altro. Quindi un sapere veramente pluridisciplinare e interdisciplinare, una prospettiva questa molto attuale, una prospettiva a cui tende sempre di più il processo formativo in generale, il nostro centro nel particolare, per superare quella parcellizzazione delle discipline e per approdare a una visione organica, globale della realtà. Solo operando con la transdisciplinarità, ancora di più che la multidisciplinarità, possiamo arrivare a noi a superare quello che Agassiz chiama il paradosso del progresso dell'ignoranza. Allora, Della Porta non incorre in questo paradosso, perché Della Porta scrive veramente di tutto, sa un po' di tutto. Cos'è questo paradosso? Se lo specialista è colui che sa di più a proposito di sempre meno, ossia di un settore sempre più ristretto di competenza, spingendo al limite tale situazione, giungeremmo a riconoscere che il perfetto specialista è colui che sa tutto su niente. E allora non più un sapere unidisciplinare che si basava su un processo di apprendimento per accumulazione delle nozioni e che possiamo rappresentare graficamente con una linea, ma un sapere che avviene per apprendimenti e approfondimenti continui, secondo il paradigma che più volte Della Porta anche nella villa ci propone e che passa attraverso studium, ars et experientia. Ora, proprio queste tre voci mi hanno spinto a mettere in Della Porta, forse anche per la mia professione, insegno in un liceo, quasi un precursore di quelli che sono i PCTO. Volgarmente stiamo parlando dell'alternanza scuola-lavoro, cioè si passa dallo studium, si arriva all'esperienza, ma tutto sempre attraverso l'ARS, attraverso quel pizzico di creatività che il singolo è in grado di dare a questo processo formativo. E allora non esistono più discipline come compartimenti stagni, ma si discute per problemi, come dice Antiseri. E
noi parleremo, è vero, di biodiversità, ma ci potremmo veramente avvalere delle varie discipline, dalla musica, arriviamo alla letteratura, alla scienza, all'arte, e poi ritorniamo alla musica, alla letteratura, alla scienza, e entriamo proprio nel cuore della nostra conversazione. Io ho curato l'edizione critica dei insieme a tutto il team di lavoro di Bari, sotto la direzione del professor Tateo, e ricordo anche i colleghi Gianni Palumbo, Tania Adesso, dei primi due volumi della Villa. Ora, il Pomarium usciva come edizione autonoma nel 1583, per poi essere recuperato nell'edizione completa di questo trattato di agronomia nel 1592. E proprio se le pagine di quest'opera sono delle pagine a volte che sfiorano i limiti della classificazione, anche del tecnicismo, dell'aridità, diventano sicuramente di più agevole lettura quando Della Porta si abbandona al recupero di antiche favole del mito. E proprio una di queste è presente, la fonte è ovviamente Ovidio, le Metamorfosi, è presente ad apertura del Pomarium, ed è il mito di Vertumno e Pomona, di qui l'immagine di Vertumno che figura nella locandina nella versione di Arcimboldo, e lì era Rodolfo II in veste di Vertumno. Qui ho proposto un'immagine, sempre attinente al mito di cui parliamo, di Francesco Melzi, allievo di Leonardo. Ora, cosa ci dice Della Porta? L'ho proposto in traduzione. Ciò che dice Della Porta è riportato qui in traduzione nel primo blocco, in quello superiore. Ci dice che Pomona era la divinità protettrice del pomario, era una amadriade che non amava i boschi, i fiumi, ma solo la campagna. Non portava il giavellotto, ma la falce. Di lei si invaghiscono, perché è particolarmente bella, un po' tutti: i satiri, Pan, Silvano, Priapo, tentano di accostare questa amadriade, ma lei è sdegnosa, non le interessa l'amore. Più di tutti brucia di passione Vertumno, l'antico dio di origine etrusca che presiede al ciclo delle stagioni. Vertumno, dotato di un'abilità metamorfica, e di qui appunto il suo nome da Vertere, trasformarsi, Vertumno si trasforma per cercare di avvicinare la ninfa. Si trasforma prima da mietitore, poi da potatore, poi da pescatore, poi da soldato, non riesce nel suo tentativo. Alla fine, ecco, decide di travestirsi da anziana signora, ed è proprio l'immagine che qui troviamo. Riesce ad avvicinare la fanciulla, riesce anche a sfiorarla, riesce anche a baciarla in maniera estremamente pudica, e poi riesce a convincere la fanciulla a cedere alle lusinghe di amore con una storiella. La storiella è la storiella della vite maritata all'olmo. C'era questa parte, non la troviamo in Della Porta qui direttamente citata sotto forma di versi, ma il mito viene recuperato in altri loci di villa. C'era di fronte un olmo adorno di splendida uva, lo lodò insieme alla vite compagna, ma aggiunse: se questo tronco stesse là celibe, senza tracci di vite, non avrebbe che il fascino delle sue fronde, e anche la vite che nell'abbraccio dell'olmo riposa, se non fosse sposata, giacerebbe riversa per terra. Ora, con l'allegoria dell'olmo e della vite, l'anziana signora, che sembra quasi svolgere il ruolo della mezzana, della comare, sembra quasi una figura da commedia della Portiana,
vuole mostrare come nozze non volgari, dice Ovidio, possano recare gioia alla sposa come allo sposo. Se la vite non si abbracciasse all'olmo, giacerebbe per terra, e se l'olmo non fosse a sua volta avvinghiato alla vite, risulterebbe estremamente spoglio. Ora, che cosa c'è dietro a questo mito? L'abilità trasformista di Vertunno, congiunta alla potenza generatrice di Pomona, che viene convinta dalle parole dell'anziana donna, che poi riprenderà le sembianze del dio, dicevo, questa unione di metamorfosi, capacità metamorfica del dio e di forza generatrice di Pomona, ricordiamoci le matriosche da cui siamo partiti, e sono capaci nell'insieme, nell'unione, di miracula efficere. E cos'è miracula efficere se non quello che della porta altrove nella magia dice rem unam in alteram vertere, cioè trasformare una cosa in qualcos'altro. Ora, già semplicemente in questo mito riportato da Della Porta, ripreso da Ovidio, notiamo una sorta di salvaguardia, di difesa di una pratica, di una tecnica culturale, quella della vite maritata, che era in voga fino a buona parte del Novecento, fino alla metà del Novecento, cioè quando c'era ancora una agricoltura a conduzione familiare, e che invece adesso è andata scomparendo. Per capire ciò di cui stiamo parlando, abbiamo bisogno di fare ricorso proprio al materiale iconografico. Per esempio, se andiamo avanti, qui io vi ho proposto una tela di fine Settecento, è la baia di Pozzuoli, la tela di Acche, e abbiamo sempre la stessa tecnica dove però l'albero tutore non è più rappresentato da un olmo, ma abbiamo qui degli alti pioppi. Procediamo. Così noi possiamo vedere come Della Porta svolga un ruolo importante nella salvaguardia della biodiversità attraverso il mito, e lo fa nelle pagine di Villa. Questa sua residenza, ideale o reale che sia, di campagna, è tutta costruita secondo due direttrici, l'utilitas e la voluptas. Solo che in Della Porta questi due termini erano in equilibrio. Il problema è che oggi questi due termini, che sono di oraziana memoria, sono sbilanciati. Oramai è tutto utilitas, è tutto profitto. Oramai abbiamo un'agricoltura industriale, dei ritmi intensivi, una agricoltura che non è affatto sostenibile, e non ci dobbiamo stupire che uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 sia proprio il recupero di un'agricoltura e di una biodiversità, di un'agricoltura più sostenibile, di una salvaguardia della biodiversità e quindi anche dell'agrobiodiversità. E non ci dobbiamo sorprendere se oggi si assiste a un rinnovato interesse non solo per le tecniche culturali, ma anche per la conservazione del grande patrimonio rappresentato dalle antiche varietà frutticole. Queste antiche varietà frutticole erano varietà che producevano frutti veramente da sapori, da odori particolarissimi, erano frutti disponibili in passato, presso i nostri contadini, in specifiche stagioni. Però, siccome c'era una grande scalarità dell'epoca di raccolta, praticamente i contadini potevano disporre effettivamente di frutta fresca per tutto l'anno. Non dimentichiamo che questi frutti potevano anche essere conservati e trasformati. Lo stesso Della Porta dedica all'interno del pomarium un sottoparagrafo per ogni tipo di frutto alla conditura, alla conservazione. Quindi coltura, conservazione, trasformazione, per cui abbiamo frutta secca, frutta sciroppata, candita, marmellate, succhi. E allora queste varietà frutticole locali diventano delle entità
culturali, e preservarle è un'operazione culturale perché è il frutto di un lavoro secolare, stratificato di contadini. Ho voluto accostare qui un'immagine, un'immagine naif di Annunziata Scipione, da poco scomparsa, e dal titolo La raccolta delle mele. Perché ho scelto questa immagine? Perché questa è l'opera proprio di una pittrice contadina, cioè di una donna che per tutta la vita ha fatto la contadina, in tempi in cui non c'era stato ancora il femminismo, non poteva assolutamente dedicarsi all'arte, si è riscoperta artista negli anni più maturi. Visitare un pomario come quello di Della Porta è un po' come entrare in una macchina del tempo. È un viaggio davvero affascinante, è un viaggio alla ricerca del tempo perduto, alla maniera di Proust, dei sapori, degli odori. Così nascono in tutta Italia tanti frutteti collezione. Sono dei luoghi che si conoscono con i sensi, si visitano, si odorano, si assaggiano i frutti, e ne abbiamo veramente tantissimi su tutto il territorio. Ne ho scelti due per il titolo, che ha un potere estremamente evocativo e che ci riporta al discorso di superamento della parcellizzazione delle discipline. Il primo è Fondazione Archeologia Arborea a Città di Castello, il secondo è il Conservatorio Botanico, dal titolo proprio I Giardini di Pomona, che si trova in Puglia, a Cisternino. Perché questi nomi? Perché vedete, conservatorio ci riporta alla musica, botanico alla botanica, Giardini di Pomona al mito, archeologia all'arte. C'è un incontro, una fusione fra diverse discipline. E effettivamente in questi luoghi ecco che abbiamo il privilegio di osservare direttamente i frutti sull'albero, un qualcosa che non capita quasi più. Di solito il nostro rapporto con la frutta è mediato dal supermercato, dove la frutta appare ordinata e noi abbiamo l'idea perfetta della frutta. Non esistono tipologie, varietà, ma c'è la pera, la mela, una idea estremamente artificiale che perde proprio di vista il contatto con la natura e con la forza fecondatrice della terra. Se entriamo nel pomario, il nostro rapporto con le varietà frutticole è inizialmente caratterizzato da diffidenza. È un po' come se dicessimo, se queste varietà che qui vogliono cercare di recuperare, vogliono salvaguardare, se queste varietà sono state trascurate per tanto tempo, ci sarà pure un motivo. Però poi ecco che notiamo le forme, i colori, i profumi, nasce la curiosità, e attraverso questa esplosione dei sensi, ecco, nasce la voglia di conoscere e nasce anche la voglia di salvaguardare queste varietà. Molte varietà sono state adottate da privati cittadini, anche da cittadini celebri, come in questo caso vi ho proposto Gérard Depardieu, che ha adottato la pera ambriaca. Pera ambriaca, vedete, è una pera che ha una polpa con delle sfumature rosse e che al sapore ricorda un po' anche il vino. Non ci dobbiamo meravigliare del perché l'attore francese abbia scelto proprio questa pera fra le tante varietà. E allora noi dobbiamo salvaguardare tutte queste varietà, esattamente come salvaguardiamo e tuteliamo le opere d'arte, perché le varietà locali sono opere d'arte della natura. E una volta che si è insinuata nella nostra mente questa convinzione,
dobbiamo procedere a conoscere effettivamente. E come possiamo conoscere? Per conoscere dobbiamo passare attraverso la lingua. Se è vero, come dice Wittgenstein, che i confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo, ecco che devo poter dare un nome a quel particolare frutto. E questo problema era stato avvertito già da Della Porta. Cioè Della Porta si rendeva conto che era un'operazione complessissima riuscire a trovare una corrispondenza fra le denominazioni dotte degli antichi scriptores rei rustice e le denominazioni dialettali con cui venivano indicate le varietà frutticole del territorio del regno di Napoli. Proprio nel pomario Della Porta sottolinea questo dicendo, con il ricorso a una delle ad un'iperbole, Della Porta ama tanto le iperboli, dice che per riuscire in un'impresa del genere ci sarebbe bisogno d'elio natatore opus sit, ci sarebbe bisogno del tuffatore di Delo, cioè di un tuffatore capace di immergersi nelle profondità degli abissi alla ricerca di qualcosa di veramente perduto, di smarrito. Aggiunge poi Della Porta, ecco che fa un passo indietro, prima sottolinea il fatto di compiere una mission impossible, poi dice, va bene, mi rendo conto che la mia operazione non sarà esaustiva, sappiamo che non mancheranno, non de futuros, quanti dopo di me probabilmente faranno anche meglio, probabilmente correggeranno il tiro, però una cosa è sicura, e nuovamente fa un passo in avanti, io sono un filosofo, ce lo dice chiaramente, e ce lo dice con un genitivo di pertinenza e con una litote, dice non è del filosofo pensare, cioè non è del filosofo poter pensare che queste varietà genera perisse, non sono scomparse, non sono morte, è soltanto un problema di nomenclatura, cioè hanno cambiato soltanto nome, magari anche nel trasferimento in un'altra zona, in un'altra regione. Ed è singolare che Della Porta sia arrivato a questa conclusione, che poi è la stessa a cui arriverà il Carlo Linneo, siamo ben più avanti nel tempo, in Sistema Nature del 1700, dove dirà che nomina si nesci sperit et cognitio rerum, cioè se non conosci il nome muore anche la conoscenza delle cose, quindi è fondamentale per il riconoscimento identitario proprio questo primo passaggio, la conoscenza del nome. E torniamo al pomarium, recondita armonia di bellezze diverse. Questo verso della Tosca si adatta a quello che stiamo dicendo, perché vedete, recondita, che cosa significa da un punto di vista etimologico? Occulta, misteriosa, lontana, nascosta, armonia, d'armoso, comporre, ma comporre in maniera armonica, equilibrata, utilitas, voluptas, bellezze. Bellezza è tutto ciò che è in grado di generare voluptas, sia tutto ciò che è in grado di generare un qualcosa di ritenuto bello per i sensi o per lo spirito. Diverse, ancora torna il verbo vertere, e quindi disuguali, strane, molteplici. E perché ci sia un riconoscimento identitario di tutte queste specie, dobbiamo fare in modo che ci sia il nomen, la descriptio e la delineatio. Ora, prima di Della Porta, velocemente, alcuni suoi actores fra i neoteroi, quelli che chiama tali, Piero De Crescenzi aveva parlato di diverse varietà frutticoli, ma in maniera estremamente generica. Agostino Gallo, bolognese, bresciano, nelle sue 20 giornate, un'opera molto più fruibile di quella del Porta, perché è un dialogo, perché è in volgare, ci dà un catalogo di mele e di pere, però non ne dà la descrizione, tantomeno la delineazio, cioè tantomeno la rappresentazione grafica. Dovremo aspettare la Aldo Brandi o il Mattioli per avere delle prime xilografie. E ancora dopo Tanara
Vincenzo Tanara, L'economia del cittadino in villa, che ci dà un catalogo di varietà frutticole e che è poi quell'autore particolarmente critico, pungente nei confronti di Della Porta. Cioè Vincenzo Tanara è colui che definisce Della Porta uno dei tanti che si limitano a ripetere il tradito, che scrive con le orecchie, dice. E poi però peccato che proprio Vincenzo Tanara incorra nello stesso errore attribuito al Della Porta, cioè la mancanza di spirito critico per Tanara. E qual è questo errore? Tanara, parlando delle pere, perché oggi parliamo di pere, dice che queste pere, che le pere cotte, crude, a stomaco pieno, a stomaco vuoto, sono indigeste. Sono indigeste perché dice ciò? Perché segue gli insegnamenti della scuola salernitana, che a sua volta si rifaceva a Dioscoride. Però poi aggiunge, beh, vabbè, sono indigeste, ma con un bel bicchiere, con un generoso bicchiere di vino, passa la paura. Un bell'alibi, direbbe il nostro Freud, più avanti, per nascondere le nostre debolezze, le umane intemperanze. Lo stesso Mattioli diceva sempre nei suoi commentari a Dioscoride che con i semplici nomi è impossibile ritrovare le varietà degli antichi. E Della Porta che cosa ha fatto? Della Porta in realtà ci ha dato il primo catalogo enologico meridionale, cioè Della Porta ha, insieme alle denominazioni dotte, ha cercato di trovare una corrispondenza con le varietà presenti, vi dicevo, nel Regno di Napoli, dando le voci dialettali. E io ho selezionato tutte le nomenclature per le varie, per i vari frutti, cedro, cotogna, limone, mela, pera, vedete quanti sono per la pera, sorbo, fico, ancora bicocca, pesca, dattero, prugna, ciliegia, ciliegia nana, lazzarola, mirto, melagrana. Abbiamo una serie di diciture che qui chiaramente non possiamo leggere, poi anche la frutta secca. E fatto ciò, Della Porta si era reso conto che la vetustas, l'ambiguitas e la multitudo stirpium costituivano veramente dei paletti difficili da superare per trovare questa, per arrivare a un riconoscimento identitario. Ancora una volta qui Della Porta dice che la sua impresa è paragonabile, lo dice in maniera velata, a quella di Orfeo, cioè deve scendere, deve riportare ex orco, dall'orco, dagli inferi, deve riportare alla luce la conoscenza di molte piante. Ora tocca a noi. Che significa ora tocca a noi? Ora noi, io nello specifico, ho tentato di fare esattamente quello che ha fatto Della Porta. Cioè Della Porta ha sudato, dice, nel trovare una corrispondenza fra le denominazioni dotte degli antichi e le denominazioni dialettali delle varietà frutticole presenti nel Regno di Napoli. Io ho cercato di trovare una corrispondenza fra quelle varietà di cui ci parla Della Porta e le varietà presenti oggi sul territorio, cioè esistono ancora o sono scomparse queste varietà? Ora, queste varietà, e prendo il caso delle pere, sono state tutte schedate anche dagli studiosi di Agraria, c'è una pubblicazione anche abbastanza recente di Portici del 2012, dove c'è tutto questo elenco delle pere, più o meno così come l'ho riportato io, di Della Porta, ma si dice impossibile identificarle perché manca la descrizione morfologica. Ora, anche noi che non abbiamo delle competenze specifiche in campo ovviamente botanico, agronomico, qualcosina l'abbiamo dovuta imparare lavorando con Della Porta, ma abbiamo magari delle competenze più relative proprio allo studio della parola, all'analisi del testo, abbiamo cercato anche noi di scendere in questi inferi e di recuperare queste varietà. E vediamo. Pere biancolelle. Le pere biancolelle probabilmente sono le pere di San Giovanni. Della Porta procede dalle varietà precoci fino ad arrivare a quelle
a quelle autunnali, invernali, piccole bianchicce, ci dice della porta, cadenti prestissimo dall'albero e farinose. Questa varietà altrove, in diverse parti d'Italia, non solo nell'Italia meridionale, sono chiamate pere di San Giovanni, perché la denominazione spesso è legata alla forma, al colore, alla festività religiosa, alla località. Ancora, le pere moscarelle, che altrove sono chiamate moscatelle e della stessa famiglia sono le pere rossolelle e le pere moscarelloni. Sono, vedete, delle pere piccolissime, delle pere che delle dimensioni quasi di una moneta da 1 euro. Ancora, le pere carmosine, che appunto derivano il loro nome dal color cremisi. Ancora, le pere giacciole o giacciole di Pozzuolo, che sono le pere ghiacciole, attestate in altri autori e che sono e che esistono ancora, sono le pere ghiacciole, che sono delle pere che si sciolgono proprio come dei ghiaccioli, diremo noi oggi, in bocca. Ancora, le pere caravelle, che sono le pere marzole o marzaiole, sono delle pere ruggine, bruttine, una varietà tardiva, sono brutte ma buone. Appartengono a tutta una tipologia di pere, adesso ne avremo altre, di brutto aspetto ma saporitissime, e sono anche le pere ingannavillano, le pere brutte e buone, le pere malvestite e le pere pozzelle. Ora, in altre località della nostra penisola vengono chiamate pere bugiarde, oppure anche sono le pere gnoc del Trevigiano. Ora, perché c'è questo riferimento all'inganno, alla bugia? Per la necessità di raccogliere questi frutti un po' prima della piena maturazione. E perché pere pozzelle? Mi sono imbattuta nella Biblioteca Provinciale di Lecce in un manoscritto che è una sezione di una pozzella. Cos'è la pozzella? È una cisterna rivestita di pietra leccese. Vedete? Ha la forma proprio di una pera, cioè delle pere che hanno la forma di una pozzella. Ancora, pere pane e vino, che sono probabilmente le pere di Sant'Anna, cioè sono delle pere che al contatto con il palato si ha, dice della porta, l'impressione di mangiare e di bere. Poi ancora, le pere coscia di donna. Ora, della porta ci diceva che questa varietà ai suoi tempi non era particolarmente pregiata, non erano nemmeno molto saporite queste pere. È uno di quei casi in cui la varietà non solo si è conservata, ma è addirittura migliorata. Ancora, le pere cocozzare, che altrove vengono chiamate pere zucchelle, cocozza è la zucca, volgarmente detta, dal color verde, scabre al tatto, dice della porta. Le pere paccone, che sono le spadone di Salerno, paccone, l'accrescitivo di pacca, che in dialetto napoletano indica qualcosa di grosso e di carnoso. Ancora, le pere pignatelle e capacci, sono delle pere molto grandi, dice della porta, che sono assimilabili alle pere trentonce, cioè delle pere fuori formato, extra formato. Ancora, le pere lauree, sono le laurine o le allore. Ancora, le pere bergamotte o imperiali, della porta dice che vengono dalla città di Bergamo, sono, ci dà la descrizione, hanno una forma globoso appiattita, la vedete? È una forma globoso appiattita con il peduncolo molto corto. Ora qui io l'ho tradotta, ma sono parole della porta, il peduncolo lo vedete molto corto. Ancora, le pere sarriole. E forse vi scrivo pere del rosario. Ora, su questa varietà mi sono veramente divertita perché non riuscivo a identificarla. Della porta ci dice pochissimo, ci dice solo sono leggermente acidule, giovano agli ammalati e le colloca fra le varietà autunnali. Ora, attraverso uno studio di carattere fondamentalmente linguistico, sono arrivata all'ipotesi, ovviamente, che possano essere le pere del rosario. Le pere del rosario, perché se lavoriamo sulla parola sacramentale,
sarriole e togliamo la desinenza che è propria di un vezzeggiativo, arriviamo a sario con la geminazione della R, sario. Sario è il diminutivo di rosario e la Madonna del Rosario si festeggia il 7 ottobre, siamo in autunno e le pere del Rosario, che sono particolarmente diffuse, conservate ancora oggi nella zona dell'Irpinia, sono proprio delle pere dal sapore acidulo. Ancora le pere, la pera, quella che della porta, è la pera per eccellenza, è la pera del buon cristiano, la pera, una pera portata a Napoli da Carlo VIII. Sono pere ottime, crude, cotte, tollerano il trasporto, si conservano, sono un utile rimedio per gli ammalati. Ora, tutte queste varietà frutticole sono immortalate, quale più, quale meno, nel repertorio iconografico. Dal Rinascimento in poi la frutta compare in molte tele. Ora lasciamo perdere tutto il discorso che è a sé stante sulla natura morta, ma la presenza di questi frutti, perché a noi questo interessa, sta a dimostrare il fatto che nei secoli e prima e dopo della porta queste varietà esistevano e se venivano immortalate avevano anche una certa diffusione e abbiamo effettivamente una serie di tele dall'estremo perfezionismo figurativo, sono indispensabili per il riconoscimento identitario di alcune varietà. Mi riferisco in particolar modo alle tele di Bartolomeo Bimbi. Ora, Bartolomeo Bimbi venne chiamato da Cosimo III, appoggio a Caiano, e realizzò tantissime tele sulla frutta. Due di queste tele le troviamo anche a Napoli, sono le pere di giugno e di luglio. Vedete, abbiamo due vassoi, poi abbiamo un elenco, non si riescono a leggere i nomi, poi abbiamo le pere di agosto, anche questo è a Capodimonte, abbiamo un vassoio, un libro, un liuto, un cartiglio con i nomi delle pere, ma poi soprattutto abbiamo questa tela che è appoggio a Caiano, che è un telero di grandi dimensioni, dove abbiamo una sorta di banca dati di tutte le cultivar presenti. Dietro abbiamo le pere di giugno, settembre, ottobre. Davanti abbiamo luglio, agosto, inverno, poi dice Bimbi. E sotto un cartiglio con le nomenclature. È singolare il fatto che siamo a distanza di circa un secolo da Villa, compaiano tanti nomi che sono proprio le pere, che indicano le pere che abbiamo poc'anzi sottolineato. Anzi, non è possibile qui vederle in maniera più dettagliata, ma effettivamente su ogni frutto c'è un numero e questo numero corrisponde poi indicato nel cartiglio. Quindi abbiamo veramente la descrizione morfologica del frutto. E a questo proposito io vorrei ricordarvi, perché mi è parso molto interessante, il fatto che Bimbi, nel momento in cui realizzò un'opera come questa, si poté servire dell'aiuto di Pier Antonio Micheli, che era il prefetto dell'Orto Botanico di Firenze, il quale nella sua opera aveva citato, aveva apprezzato della porta, della fitopneumonica e di Villa. Quindi non ci dobbiamo sorprendere se troviamo anche nelle tele di Bimbi una serie di varietà frutticole che erano state individuate da della porta. Qui abbiamo la fruttivendola di Vincenzo Campi, più o meno contemporaneo della Porta. Vedete che c'è quasi un rigore, un ordine proprio da classificazione scientifica nelle tipologie dei frutti. Anche qui tornano diverse qualità di pere e ancora almeno un accenno lo dobbiamo fare a Caravaggio, se non altro perché ricordiamo che nel secondo periodo in cui Caravaggio soggiornò a Napoli era un assiduo frequentatore di una taverna che
anche della porta frequentava, il Cerriglio. Quindi proprio questo particolare è molto singolare e non possiamo chiaramente spingerci oltre o ipotizzare una conoscenza. Di sicuro al di fuori proprio dal Cerriglio, che poi fa da sponda alla Tabernaria, questa commedia di Della Porta, Caravaggio venne aggredito. E qui abbiamo il fanciullo con canestra di frutta, che dove compaiono le pere, e che alcuni critici ritengono essere una versione in chiave contemporanea di Vertumno, cioè questo fanciullo sarebbe Vertumno. Ancora la canestra di frutta, la celebre canestra di frutta, vedete appunto come procedendo da sinistra verso destra c'è un abbiamo delle foglie che si accartocciano. Poi ancora abbiamo il bacco, e anche qui nella cesta, nel vassoio, ci sono delle pere, e infine il suonatore di liuto. Esistono due versioni, questa è quella conservata a San Pietroburgo. Notate anche qui il liuto, notate lo spartito, notate i fiori e notate le pere. Perché tutti questi elementi? Perché in Caravaggio tutto ciò sta a testimoniare il trascorrere del tempo, la vanitas vanitatum. Quindi siamo nell'ambito della sfera del profano, e al profano rinvia anche la forma della pera, da un punto di vista degli studi di fisionomica di Della Porta. La forma pera rinvia proprio alla figura femminile, la forma a mela alla figura maschile. Ma la pera non compare solo nel profano, compare anche nel sacro. Non dobbiamo dimenticare che, per esempio, Sant'Agostino nelle Confessiones ritiene la pera e non la mela il frutto del peccato, e a questo proposito ricorda il celebre furto delle mele avvenuto a 16 anni. Pere, alberi di pero vengono piantati nei pressi di luoghi di culto, delle chiese, ma soprattutto abbiamo tantissime, ne ho potuto selezionare solo alcune, abbiamo tantissime tele in cui compaiono delle Madonne con la pera, perché la pera rappresenta la dolcezza della Vergine, ma rappresenta anche il peccato che il bambinello, che Gesù prende su di sé, accettando già la passione. Ora, a noi non interessa ovviamente il significato religioso e simbolico, ma interessa vedere come in alcune di queste tele, e veramente sono tantissime, ne ho selezionate poche, già prima di Della Porta e poi dopo Della Porta, compaiono le varietà di Della Porta. Allora, qui abbiamo Vitino da Faenza, siamo nel 400, e abbiamo una Moscarelle, cioè le pere di piccole dimensioni. Qui abbiamo invece, Paolo Di Ciaccio, che è un allievo di Antonello da Messina, e siamo in Calabria, abbiamo una pera Rossolelle, la vedete? Ancora, qui abbiamo una tela conservata a Brera, è una tela di Crivelli. Le Madonne di Crivelli sono le Madonne più ultraterrene, più ieratiche del periodo. C'è sempre un tripudio di frutti. Qui abbiamo Madonna della Candeletta, perché giù potete notare c'è una piccola candela, ma c'è ancora un frutto, è la pera, ed è proprio la Buon Cristiano di Della Porta. Ancora, la Buon Cristiano la troviamo in Dürer. Dürer dedica tantissime tele alla Vergine e al Bambino, e c'è spesso questo frutto. Vedete nella prima tela che è agli Uffizi a Firenze, nella seconda abbiamo soltanto il torso, il Bambino ha già mangiato il frutto, e ancora vedete questo bambino che riposa su un è avvolto, riposa in un su un lenzuolino che prefigura quasi il sudario, la passione. Ancora qui sempre Dürer, abbiamo una pera Lossorelle, qui abbiamo Alessandro Allori, abbiamo una pera simile a quella che è la nostra pera Abate, riposo in Egitto con Santa Elisabetta. Ma le pere sono nell'arte, e non solo, compaiono anche nei libri di cucina.
Perché interessantissimo è stato notare come già nel 600, poco dopo Della Porta, un autore co napoletano come Giovan Battista Crisci, nella Lucerna dei Cortigiani, dove fornisce un'ampia raccolta di menù per i vari periodi dell'anno, citi tantissime varietà presenti in Della Porta: le biancolelle, le moscatelle, le caravelle, le bergamotte, ma soprattutto, e quindi è una conferma di quello che diceva Della Porta, le buon cristiane. E ancora più di Crisci, dobbiamo ricordare lo Scalcola Moderna di Antonio Letini, che non è napoletano, è marchigiano, ma è adottato a Napoli. È veramente uno chef, diremmo noi oggi, stellato. Era uno chef che indossava la parrucca come segno distintivo di ingresso nell'alta società. Ora, a questo autore si deve una bellissima descrizione. Qui ho estrapolato le pagine del Regno di Napoli. Nel Regno di Napoli, e Napoli soprattutto vista come un teatro che si adagia sul suo golfo, e dirà Crisci, non altrove che quivi può ragionevolmente il ciglio formar archi di stupore. In quest'opera ci dà una suddivisione delle varie province in cui si divide il Regno di Napoli e ci descriverà le specialità di ogni provincia e soprattutto questi menù ricchissimi, dove compaiono le pere, e le pere compaiono fra i primi, fra i secondi, fra quelli che chiama i freddi, fra i dolci, e ci dà poi anche vedete qui abbiamo una xilografia, le indicazioni su come trinciare una pera, perché essere un buon trinciante non è da poco, bisogna possedere civiltà, urbanità, bella presenza, buona loquela, modestia, sagacità. La pera può essere trinciata con tagli orizzontali, trasversali, verticali, può essere appesa con un ago e filo e via di seguito. E ancora, sempre Latini ci dice che la pera veniva portata a passeggio con uno stecco, un po' come un gelato da passeggio. E questo ci ricorda la pera ghiacciola di cui parlava Della Porta. Di pere potremmo parlare ancora, la pera torna nella toponomastica, pensate a Pero vicino a Milano, ad Apiro nelle Marche, pensate a San Giovanni a Pero nel Cilento, torna nell'Araldica, la pera è simbolo del principe benefico, del padre virtuoso, o ancora pensate a questo stemma di Papa Sisto V, che in realtà si chiamava con nome di battesimo Felice Peretti, e che quindi voglio aggiungere al barone leone rampante, vedete, delle pere. Ma la pera è la fisionomica Della Porta, la pera torna anche nella satira. Qui abbiamo la trasformazione di Charles Pilpon di Luigi Filippo in Pero, dove l'associazione fra il sovrano e la pera è data dal fatto che il sovrano venga considerato come un sempliciotto, una testa grossa. E poi abbiamo tantissimi proverbi e modi di dire sulle pere, da cominciare da quello che tutti conoscono: non far sapere al contadino quanto è buono il formaggio, il cacio con le pere, ma poi una pera guasta infesta 100 pere sane, o ancora andare su per il pero, che vuol dire abbandonarsi a progetti fantasiosi, oppure cascare dal pero, che è il momento in cui ci si disillude, scendere dal pero, abbandonare un atteggiamento snobistico, oppure l'indeciso cronico è colui che sta un po' sul pero, un po' sul pomo, l'imprudente lascia le pere in guardia all'orso e via di seguito. Se dovessimo poi vedere tutti i loci in cui compare la pera nella letteratura, non finiremmo mai. Vi ricordo soltanto che, per esempio, nell'Odissea, il giardino di Alcino era arricchito proprio dalle pere. Vi ricordo che lo stesso Polifemo, nel tentativo di sedurre, di corteggiare la bella Galatea, che cosa dirà? Dirà: ho questo, 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 e se non bastasse tutto questo, ho anche frutteti di pere.
piacere. Ora, questa nostra chiacchierata, questa passeggiata, che è partita, è vero, da Della Porta, ma ci ha portato in tantissimi ambiti, quindi in maniera interdisciplinare, un po' come oggi ci si propone di fare, dicevo, anche nel processo formativo, è in linea con questa campagna di sensibilizzazione per la tutela della biodiversità, che già obbediva allo slogan lanciato dall'Unione Europea nel 2010, cioè noi, se è vero che siamo tutti uniti nel raggiungere un obiettivo, se è vero, come diceva Feuerbach, che noi siamo ciò che mangiamo, allora è giunto il momento di riscoprire il valore della terra e dei suoi frutti per ritrovare il tempo lungo della vera cultura, la dignità degli uomini liberi, il senso del bene comune, proprio come insegnava Cicerone nel De Officiis. E allora io vorrei concludere con Cicerone e vorrei appunto concludere sempre con le pere, dicendo: è giunta l'ora di dare le pere, cioè è giunta l'ora di servire la frutta, e quindi per dire che io ho finito. Grazie mille per la condivisione. Grazie mille. Luigia, è stata una bellissima conferenza, ci viene voglia appunto di assaggiare le pere. Le pere. Stasera tutti mangiamo pere. La diversità delle pere. Abbiamo sentito, ascoltato un tema attraente, esposto in maniera altrettanto attraente, molto colta, interdisciplinare, e veramente la diversità della natura, la diversità delle scienze in Della Porta si vedeva, si sentiva chiaramente in questa bella conferenza. Tante grazie, Luigia. Grazie a lei. Alfonso sicuramente vuole aggiungere ancora qualche osservazione, quindi io ringrazio comunque Luigia, e Alfonso, do la parola a Alfonso, sì. Prego. No, giusto un'osservazione che da fare. Nel terzo e quarto libro della magia, perché poi la magia sappiamo che tocca ben 20 libri con 20 argomenti diversi, di cui alcuni poi li sviluppa in altri volumi, come per esempio la calamita, come per esempio anche la rifrazione, eccetera. C'è il terzo e quarto libro che riguarda l'economia. E nell'economia parla proprio appunto dei frutti, ma anche degli ortaggi. Due osservazioni mi è venuto da fare. La prima cosa era che noi in dialetto napoletano abbiamo una nobiltà di espressione della frutta che deriva dal greco e dal latino. Noi in italiano diciamo ciliegia, laddove è cerasa ed è cherasa in greco. Per cui abbiamo veramente una nobiltà eccezionale. Ecco, il prezzemolo in greco è petrosileon e in latino è petrosilium, quindi in dialetto diciamo petrosina. Quindi anche il crisomola, per esempio, l'albicocche, ha un'origine greca eccezionale. Ora, in realtà noi abbiamo ceduto questa nobiltà linguistica e questa nobiltà, diciamo, esattamente di lessicale a un imperialismo toscano, se vogliamo, insomma, no? Ho fatto questi tre esempi, ma ne potrei fare tantissimi altri esempi, insomma. La seconda cosa che vorrei mettere in evidenza, che mi ha colpito leggendo appunto la magia, è che si conservava la roba nel miele. Poi ci ho pensato effettivamente che il miele è asettico, e quindi fa conservare, non solo addolcisce, ma anche fa conservare la frutta. Ebbene, le ciliegie si mettevano nel miele, le mele si mettevano nel miele. Ecco, il miele sta un po' dappertutto, perché il miele veramente era un elemento di conservazione. Ecco, laddove per esempio il pesce veniva salato, la frutta invece veniva appunto addolcita, se volete, nel miele. Ecco, soltanto queste due cose volevo rimettere in evidenza, ma che veramente sono interessanti, che noi non lo facciamo più perché il miele ora costa veramente un occhio,
E quindi non ci si può permettere più di conservare appunto sotto il miele. Anche Ecco. quella è Fermo qui. biodiversità perché dobbiamo tutelare le api, salvare le api, perché miele non ne abbiamo. Quindi vediamo che alla fine siamo sempre lì, la tematica è sempre quella della salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema. Sì. Appunto. E grazie Luigi ancora una volta. Grazie a Luigi voi, grazie a Alfonso, tutti non so voi. se vuoi finire proprio questa serata con delle oltre a queste osservazioni, con delle indicazioni che riguardano il futuro. Io comunque Sì, vi il futuro sì. Grazie ringrazio dell'attenzione, anche a nome di Luigi, dopo questa bellissima conferenza.